Buonasera, tra poco il nostro telegiornale, ci occuperemo delle concessioni balneari che sono state spostate fino al 2027, ma ci sono delle critiche per la proroga decisa dal governo. Il comitato cittadino di Cava Fornace dice di avere ancora molti dubbi sulla sicurezza. Poi ci occuperemo del trasporto pubblico locale, i sindacati denunciano troppi disservizi. Parleremo anche di viabilità, oltre 1 milione di euro stanziati per il ponte sulla strada provinciale a Barbarasco ed è stato approvato il provvedimento per rimpiantare nuovi vitigni ad oltre 800 aziende. Quindi vi aspetto dopo la sigla per il nostro telegiornale. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Ancora buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Apriamo questa edizione con una buona notizia, è una notizia lieta come si dice, perché dobbiamo fare tantissimi auguri e felicitazioni all'assessore alle attività estrattive e cave del Comune di Massa, da oggi neomamma Alice Rossetti, che questa mattina ha dato alla luce il piccolo Francesco Maria. Ad Alice e al marito Luca Piolanti le congratulazioni di tutta la redazione di Antenna 3 e naturalmente un benvenuto a Francesco Maria. Lo avete sentito dai titoli, per le concessioni balneari fino al 2027. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore Leonardo Marras criticano la proroga che è stata decisa dal governo nazionale. Questa proroga, secondo i due, non porterà benefici al turismo costiero e creerà incertezze normative per i comuni. Sentiamo i dettagli da Rossella Barattini. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras hanno espresso una dura critica sulla recente proroga delle concessioni balneari annunciata dal governo nazionale fino al settembre 2027 e che prevede inoltre la durata delle concessioni di 5 anni e non più di 20 al fine di garantire, si legge, al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. Entrambi hanno sottolineato come la decisione rappresenti una soluzione peggiore del problema originale, definendo l'intervento come una
toppa peggio del buco. Gianni e Marras hanno ricordato che invece di sfruttare i 6 mesi concessi dalla legge Draghi per disciplinare un settore cruciale come quello delle concessioni balneari, il governo avrebbe preferito rimanere in silenzio per 2 anni, nel tentativo di mantenere promesse fatte durante la campagna elettorale. Hanno poi evidenziato come questo immobilismo abbia lasciato un settore vitale del turismo italiano alla deriva, portando alla necessità di agire in extremis ma in modo inadeguato. I rappresentanti regionali hanno evidenziato i gravi vuoti normativi derivanti dalla proroga che a loro avviso daranno origine a lunghi contenziosi. Inoltre hanno criticato il fatto che le decisioni importanti siano state scaricate sui comuni, creando il rischio di una situazione caotica e non uniforme a livello nazionale. Secondo Gianni e Marras, questa proroga ad orologeria sembra mirata unicamente a far superare la scadenza della legislatura parlamentare e ad evitare ulteriori imbarazzi per il ministro Fitto a Bruxelles. L'assessore Marras ha poi sottolineato che questa proroga non apporterà alcun beneficio alle città e alle comunità costiere, né garantirà investimenti o miglioramenti nei servizi turistici. Avrebbe criticato la fretta con cui è stata presa la decisione, che dopo un lungo periodo di inerzia avrebbe prodotto un pasticcio normativo, mettendo parzialmente in difficoltà anche le iniziative della Regione Toscana. Nonostante la necessità di adeguarsi alla nuova normativa, Gianni e Marras hanno ribadito l'impegno della Regione a proseguire il lavoro già avviato per offrire ai comuni e alle imprese del territorio un quadro di riferimento uniforme, continuando a sostenere un settore fondamentale per l'economia regionale. Cava Fornace, per il comitato cittadino sono troppi ancora i dubbi sullo stato di sicurezza del sito. Chiedono risposte alle istituzioni e ai comuni. La discarica di Cava Fornace continua ad essere fonte di grande preoccupazione per il comitato cittadino, perché le istituzioni mantengono un preoccupante silenzio dopo il grave sversamento di percolato avvenuto il 6 maggio scorso. Il comitato dei cittadini di ex Cava Fornace ha espresso infatti il proprio allarme, sottolineando come la mancanza di risposte adeguate da parte di Regione Toscana, ARPAT, GAIA ed ASL stia lasciando la comunità in uno stato di crescente incertezza. La recente relazione tecnica in adempimento al provvedimento di diffida e sospensione avrebbe sollevato ulteriori dubbi sulla gestione della discarica, evidenziando possibili malfunzionamenti nella rete di drenaggio del percolato e la necessità di condurre indagini più approfondite. Secondo il comitato è allarmante che il gestore dell'impianto, che durante l'inchiesta pubblica aveva garantito la sicurezza della struttura, si trovi adesso al centro di un disastro ambientale che ne ha messo in luce l'inaffidabilità. La relazione tecnica infatti suggerirebbe che la sicurezza dell'impianto potrà essere garantita solo al termine dei lavori, un'affermazione che non tranquillizza i cittadini preoccupati per ciò che potrebbe accadere nel frattempo. Con l'autunno alle porte e l'aumento delle precipitazioni cresce infatti la preoccupazione per il continuo sversamento del percolato nella rete fognaria, una situazione che resta senza risposte chiare da parte delle autorità competenti. Il comitato chiede inoltre che le amministrazioni comunali di Montignoso e Pietrasanta valutino la possibilità di escutere le fideiussioni obbligatorie depositate dal gestore come garanzia contro eventuali danni. Questa misura, secondo loro, sarebbe fondamentale per tutelare la comunità locale e prevenire ulteriori rischi ambientali. In conclusione, i cittadini sollecitano un intervento deciso da parte delle autorità affinché si assumano finalmente le proprie responsabilità e adottino le misure necessarie per evitare che la situazione di Cava Fornace si trasformi in una tragedia annunciata. Nell'ambito dei servizi di prevenzione contro lo spaccio di stupefacenti disposti dal questore Santi Allegra durante la festa della birra a Marina di Carrara, la Polizia di Stato ha denunciato una cittadina straniera per violazione della normativa sugli stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile, insospettiti dal comportamento della donna, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, trovando circa 50 grammi di cocaina e di hashish e un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una discreta somma di denaro. Trasporto pubblico locale. I sindacati denunciano troppi disservizi durante l'estate e chiedono ad Autolinee interventi concreti. Sentiamo.
Troppi disservizi hanno caratterizzato il trasporto pubblico locale durante l'estate, una situazione che i sindacati FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISL e UGL FNA denunciano con preoccupazione. Le criticità emerse nei mesi estivi, in particolare l'inefficienza dell'aria condizionata, hanno sollevato forti preoccupazioni tra i lavoratori e gli utenti, ma ora l'attenzione si sposta sulla stagione invernale e sulla necessità di prevenire problemi simili con gli impianti di riscaldamento. I sindacati sottolineano l'urgenza di intervenire subito per evitare che si ripetano i disagi, soprattutto con l'avvio del servizio scolastico, dove il trasporto affidabile e sicuro è essenziale. In particolare, è fondamentale che Autolinee Toscane prenda misure immediate per la manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento dei bus. Inoltre, i sindacati chiedono che si affrontino le problematiche tecniche ricorrenti, come il malfunzionamento delle porte, delle sospensioni, delle parti elettriche, che si garantisca un controllo adeguato sui motori e sui freni per evitare rischi sulla sicurezza degli utenti e al personale. I sindacati richiedono risposte chiare e pubbliche da parte di Autolinee Toscane, in particolare su tre punti: se la manutenzione degli impianti di riscaldamento sia già stata iniziata, se durante l'estate siano state eseguite le riparazioni necessarie per garantire un servizio invernale sicuro e se siano stati ordinati per tempo i pezzi di ricambio necessari, considerando la vetustità dei mezzi. Concludendo, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA, CISAL e UGL FNA sollecitano Autolinee a rendere noti i piani di intervento e le azioni già intraprese per garantire un trasporto pubblico locale efficiente e sicuro. La provincia di Massa Carrara ha stanziato 1,1 milione di euro per la manutenzione straordinaria del ponte sulla strada provinciale numero 20 a Barbarasco, in Tresana. Il settore tecnico ha approvato il progetto esecutivo e avviato la procedura negoziata per l'assegnazione dei lavori. Il finanziamento rientra nei 9,5 milioni di euro ricevuti dall'ex Ministero delle Infrastrutture per la messa in sicurezza di ponti e viadotti dal 2021 al 2023. Il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, ha annunciato un investimento di 450.000 euro per individuare una nuova sede unica della Lunigiana. Questo progetto mira a razionalizzare le risorse, ridurre i costi di locazione e migliorare l'efficienza operativa dell'ente. La nuova sede dovrà essere facilmente raggiungibile e dotata di spazi adeguati per uffici, magazzino e parcheggio. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il prossimo 30 settembre. La consigliera massese Daniela Bennati e il polo progressista e di sinistra chiedono al sindaco Francesco Persiani di introdurre il divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 7 alle 15 del giorno di mercato per migliorare la sicurezza stradale. Il divieto dovrebbe riguardare la via Aurelia da Montignoso a via Puccini e via Carducci da via Benedetto Croce a via del Papino, strade con un alto numero di incidenti. Lo spostamento del mercato su Viale Roma e il cantiere della scuola Barsanti aggraverebbero la situazione. I dati della Polizia Municipale evidenziano l'urgenza di questo provvedimento. C'è la pubblicità, ma altre notizie ci aspettano. A tra poco. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale, personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasterio, la squadra del cuore di tutti.
Dalla Regione Toscana è stato approvato il provvedimento per concedere ad oltre 800 aziende di impiantare un totale di 639 ettari di vigneti. Andrea Nicolini. In arrivo il provvedimento della Regione con il quale viene approvato l'elenco delle aziende toscane che beneficeranno di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti, con validità di 3 anni dall'approvazione dell'atto. Le nuove autorizzazioni per impianti viticoli verranno concesse alle 818 aziende che ne hanno fatto richiesta e consentiranno di impiantare un totale di 639 ettari, corrispondenti all'1% dell'intera superficie toscana investita a vigneti. La vicepresidente assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi ha dichiarato che il Ministero alla definizione delle procedure preliminari è stato sollecitato più volte in merito all'approvazione di questo provvedimento per consentire ai viticoltori l'ampliamento delle proprie superfici vitate. Le aziende a cui sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quanto richiesto potranno rinunciare all'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul bollettino regionale. Passati questi 30 giorni, Artea registrerà sul registro telematico le autorizzazioni concesse a ciascuna impresa ed eventuali rinunce. È stato pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta il bando per la nomina e la designazione del nuovo presidente della Fondazione Versiliana, procedura necessaria a seguito delle dimissioni presentate il 2 settembre da Alfredo Benedetti. Tutti i cittadini interessati potranno avanzare la propria candidatura presentando istanze in carta semplice al sindaco entro le 12 di lunedì 16 settembre. Le domande potranno essere consegnate all'ufficio protocollo del Comune oppure inviate per posta elettronica certificata. L'indirizzo è comune.pietrasanta@postacert.toscana.it. Dettagli e modulistica sono comunque disponibili nella sezione Amministrazione trasparente, bandi di concorso della rete civica comunale. Questa mattina, al termine di una videoconferenza, la Regione ha approvato il piano operativo del Comune di Pietrasanta dopo aver già approvato il piano strutturale a dicembre 2023. Il sindaco Alberto Stefani Giovannetti e l'assessore Ermanno Sorbo hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto, evidenziando l'importanza dello strumento urbanistico per lo sviluppo turistico e commerciale del territorio. Ora il piano sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e diventerà effettivo dopo 30 giorni. Partiranno dal 9 settembre i lavori di allaccio alla rete idrica in via Francesco Carrara, nel tratto compreso tra la via Michelangelo e la via provinciale a Forte dei Marmi. Sarà sostituita tutta la condotta idrica e messi nuovi contatori per eliminare la tubazione obsoleta e gli annosi problemi di allagamento di quella strada. Domani sabato 7 settembre alle 18.30 a Villa di Tresana, quindi Lunigiana, si inaugurerà la mostra di pittura I colori dell'anima di Patrizia Losi. La consigliera Claudia Vannini sottolinea il legame tra l'artista, figlia di uno scultore, e l'arte, sviluppato in Lunigiana, dove Patrizia Losi vive da oltre 15 anni. La mostra, ospitata dall'Enoteca Ospitale 1453, si terrà nella Maison de Vevette in caso di pioggia. E ancora arte, perché si inaugura lunedì 9 settembre alle 18.30 a Villa Cuturi a Marina di Massa, Immaginazioni, quarta edizione dell'esposizione di arte visiva contemporanea. Saranno presenti 15 artisti italiani, in parte soci dell'associazione Circolo MCL Aghinolfi APS, che tra l'altro è l'associazione che ha organizzato l'evento. Curatore della mostra è Giuliano Pietro Baracchini, che ha voluto creare un circuito emozionale dove anche le impressioni che le opere susciteranno nei visitatori saranno un elemento di crescita per ogni artista. Sarà visitabile dal 10 al 17 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Apre sabato 7, dunque domani, la vendita dei biglietti per lo spettacolo inaugurale del Teatro Guglielmi di Massa. Sabato 5 ottobre alle 21, infatti si aprirà il sipario con l'orchestra del Festival Puccini per celebrare il centenario della scomparsa del maestro Puccini.
I biglietti saranno in vendita online su Viva Ticket e presso la biglietteria del teatro dal 7, quindi da domani al 9 settembre e dal 3 al 5 ottobre. Gli orari della biglietteria sono dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. La banda La Marinara e il Comune di Forte dei Marmi organizzano in Piazza Garibaldi domani sabato 7 settembre alle 21.15 un concerto di fine estate, un evento nato per salutare la fine della stagione estiva, un omaggio musicale dedicato sia alla comunità che agli ospiti di Forte dei Marmi, dando loro un arrivederci al prossimo anno. Il complesso bandistico, formato da 60 elementi diretti dal maestro Andrea Belluomini, si esibirà in un ampio e moderno repertorio che vede in prima linea brani tratti dai più famosi musical. L'ingresso è libero. Ed è al via la quarta edizione del Festival dello Sport Città di Viareggio, due giorni di sport e divertimento in Pineta di Ponente. L'appuntamento è per domani, sabato 7 dalle 15 alle 20 e domenica 8 settembre dalle 10 alle 20 sul Viale Capponi. In tutto 45 stand per altrettante discipline sportive che per due giorni potranno mettersi in mostra e far esibire i propri campioni. L'ingresso è libero, ci saranno momenti di approfondimento, poi sul palco della manifestazione con le esibizioni e i talk di Daniele Maffei che sono previsti sabato alle 18 e domenica alle 16. New entry nella manifestazione, l'esibizione di mini moto in piazzale Paolo VI a cura di Moto RPM Reparto Corse. L'obiettivo è quello di valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio, coinvolgendo tutta la città e offrendo a tutti la possibilità di ammirare le esibizioni, ma anche quella di cimentarsi nelle varie discipline. Allora, visti questi appuntamenti interessanti anche all'aria aperta, vediamo se il tempo ci assiste. Le previsioni con Meteopane. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 7 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature nella seconda parte della giornata. In serata tendenza ad aumento della copertura. Temperature, in temporaneo aumento le massime, ancora superiori alla media. Venti, deboli o moderati meridionali con locali rinforzi nel pomeriggio lungo la costa. Mare poco mosso. Domenica 8 settembre, una nuova perturbazione causerà un rapido peggioramento, con molte nubi associate a rovesci a carattere temporalesco, al mattino più probabile lungo la costa, mentre al pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle aree montuose. Temperature in diminuzione nei valori diurni, sensibili nell'interno. Venti in rotazione a sud-est, deboli o moderati ma con rinforzi di scirocco lungo il litorale. Mare, moto ondoso e rapido aumento dal pomeriggio specie al largo. Giorni successivi, correnti umide più fresche di origine atlantica causeranno variabilità nei primi giorni della prossima settimana, temperature stazionarie o un ulteriore lieve calo, venti deboli o moderati orientali e mare mosso. Per aggiornamenti meteopone.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Per questa sera non ci sono altre notizie. L'informazione di Antenna 3 torna domani. A voi tutti una buona serata. Arrivederci.